Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in cui vi parliamo di una sala cinema, anche se non siamo in una sala cinema. Com'è che c'è? Paolo di Invision Group. Ciao! Cinema in casa. In realtà questa, se siete curiosi, è una sala in cui testiamo gli altoparlanti, ma magari ve ne parleremo in un altro momento. Quindi vi raccontiamo un'altra sala che abbiamo realizzato. Purtroppo non abbiamo potuto registrare questo video in loco perché non volevamo rompere troppo le balle al proprietario tendenzialmente, però abbiamo registrato tutto, adesso vi facciamo vedere tutto e vi raccontiamo. Che cosa abbiamo fatto? Questa è una sala con un proiettore 4K, giusto? Esatto. Un sistema Atmos di fascia alta perché è un 7.1.4, giusto? Quindi 4 sì. Altoparlanti a soffitto e tante belle cose che appunto grazie a Paolo che tendenzialmente ha ideato tutto quello che vediamo vi faremo vedere nella sala, vi raccontiamo il perché l'abbiamo utilizzato, più o meno i costi, insomma tutto quello che serve a sapere se anche voi volete fare una sala cinema di questo tipo. Innanzitutto vorrei partire col raccontarvi il fatto che questa sala era una sala problematica, Paolo. Molto problematica. Per la questione della forma, giusto? Ci racconti un po' come era strutturata, perché io ho visto, possiamo raccontarla così, un rettangolo. Sì. Però storto. Sì, non so tutto come storto. Dirlo, con una porta da un lato, tutte le finestre su un altro lato, una porta nell'angolo opposto. Esatto. E impossibilità di fare modifiche strutturali. Sì, perché parliamo di una villa piuttosto antica, quindi tutto sommato i muri erano storti, il soffitto era completamente storto con dislivelli di parecchi centimetri, quindi si è faticato per riuscire a fare tutto. Quindi la prima cosa, come abbiamo risolto il problema del non poter spostare porte o altre cose e dover chiudere tutta la parte di illuminazione, quindi delle finestre, che ovviamente non è che puoi fare una sala cinema con tutta una parete di quanti metri saranno? 10 metri di parete o meno? Piuttosto grande, comunque con più o meno tutta la luce. Di una decina di metri. La prima cosa per raggiungere lo scopo è stato sicuramente pensare di utilizzare delle tende in velluto, tende molto spesse. E questo ci ha dato la possibilità, senza alzare troppo i costi, di poter isolare la stanza acusticamente, ma anche dal punto di vista dell'illuminazione, perché come sai con il proiettore assolutamente, anche se il proiettore è abbastanza luminoso, quello che abbiamo messo, poi ne parleremo, voglio dire, chi mai guarda un cinema alla luce del sole? Ovviamente esatto. Poche persone. Devo dire che io ho visto il progetto originale che vedeva diversi tendaggi, no? Diverse posizioni di tendaggi con degli inframezzi estetici, chiamiamoli così, con degli abbellimenti estetici. Esatto. Ma poi il cliente ha detto, non ha voluto tutta una tenda unica. Il progetto originale prevedeva il fatto di avere tante peculiarità estetiche, ma il cliente ha chiesto espressamente di volere la sala vuota. Pertanto okay. Così abbiamo rispettato le esigenze. Ha sempre ragione, quindi si fa quello che ha chiesto lui. Esatto. A proposito, su questa cosa ti chiedo, quali erano le richieste del cliente? Cioè il cliente è arrivato e ha detto, voglio una sala solo per vedere i film, voglio una sala per ascoltare musica, che cosa ha chiesto? Allora, il cliente prevalentemente ha detto che gli interessava anche l'aspetto musicale, l'aspetto estetico delle casse, ci ha chiesto delle casse in legno, proprio espressamente. Il legno, voleva okay. Tutto con il legno e un'altra cosa che ci ha chiesto espressamente, vari colori del legno. Lui voleva più tonalità, questo è il motivo della scelta anche piuttosto strana di utilizzare colori differenti, ma era proprio una richiesta del cliente. Quindi sulla richiesta abbiamo scelto degli altoparlanti, che sono degli altoparlanti molto particolari. Moltissimo. Che cosa sono? Allora, lì abbiamo impiegato dei Focal Spectral, sono dei diffusori in tiratura limitatissima, sostanzialmente 10 coppie in tutto il mondo, questo è quello che mi risulta, che ci è stato detto. Ok. Numerati. Ti interrompo, teniamo in considerazione queste cose perché poi ovviamente il prezzo lo diciamo alla fine, no? Perché noi esatto. Devi tenere alla fine questa cosa, però come al solito noi cerchiamo di dare un giusto bilanciamento e questi mi sa che forse sono il pezzo più costoso dell'impianto? Sì, decisamente. Sono in assoluto il pezzo più costoso dell'impianto. Sono state create per il 40° anniversario di Focal, quindi pezzi numerati, al cliente piaceva l'idea di avere qualcosa di praticamente unico. E così in effetti è.
però questo ha creato un problema, cioè non esisteva il relativo centrale, perché questi diffusori sono stati fatti solo per lo stereo. Puro stereo. Esatto. E noi dovevamo utilizzarli per fare anche la parte Atmos di surround, di conseguenza per evitare di raddoppiare, no? Tendenzialmente poi gestire in maniera più complicata le varie fonti, le varie sorgenti. Li abbiamo inserite in un contesto e utilizzando quindi anche i due canali anteriori, destro e sinistro, questo altoparlante, abbinati a un centrale e a un sub che non esistevano, tra virgolette, di quella serie. Esatto, quindi è stato usato un centrale sempre focal, con tweeter in beriglio, perché quelle casse usano un tweeter sempre molto duro, tipico di focal, quindi siamo andati sul centrale che ci sembrava più affine, più simile quel tipo di impiego. È un sub della REL, okay. Perché anche quello piaceva esteticamente al cliente, piaceva la sonorità di REL, quindi abbiamo deciso di stare, di rimanere su. Perché REL. Le abbiamo appunto fatto ascoltare diversi prodotti, sì, cioè almeno per quella parte lì, per dire, io dico sempre questa cosa, non so se ne abbiamo ancora parlato, no? Perché sono anche i primi video così che facciamo assieme, certo. E quindi io nell'altro video, dell'altra sala cinema, ho detto: ah, è bello, no? Andare a analizzare le prestazioni pure accademiche di un altoparlante, motivo per cui c'è anche questa stanza che tutta sonorizzata, no? Come ne parleremo in un altro video. Però poi, se io ti dico, ti do l'altoparlante che suona perfettamente, guarda la linea di risposta da zero a infinito, guarda com'è lineare, e poi dico, a me non piace. Esatto. A me fa schifo sta cosa qua, quindi non me ne frega della linearità, ti faccio ascoltare diversi prodotti, se mi piace di più questo, mi piace di più quell'altro. Questo è quello che è stato fatto. Infatti, a volte, con un occhio accademico, si possono giudicare sbagliate alcune nostre scelte, ma in realtà noi rispettiamo sempre il volere del cliente, il gusto del cliente, perché alla fine uno sta prendendo qualcosa di customizzato, un vestito cucito su di lui, quindi non si può disquisire sui gusti del cliente. Ok, poi arriva magari anche la persona che dice: no, io voglio quello, no, super preciso, roba del genere, e si becca quello. In quel caso. E si becca quello. Io chiaramente, questo è il foglio di scena in cui mi sono segnato un po' di punti. Dicevamo, quindi, questo sistema stereo, che viene utilizzato quindi anche per ascolto musicale, fa parte di un sistema Atmos 7.1.4, quindi come è stato utilizzato per fare gli altri canali, quindi ricordi, i due canali laterali, i due canali posteriori e i quattro canali superiori. E i laterali. E i laterali. Okay. Cosa è stato utilizzato? Delle casse che per me sono bellissime. Allora, in quel caso abbiamo utilizzato per tutti gli altri canali le Elipson Planet L. Questo perché il cliente è rimasto piacevolmente stupito dalla bellezza di questi diffusori, che comunque sono diffusori che hanno un rapporto qualità-prezzo eccellente. E avevamo anche un altro problema: la scelta di quei diffusori è stata dettata dal fatto che il soffitto è molto alto. Ok. Quindi avevamo classico l'esigenza di scendere. Classico ambiente vecchio con i soffitti molto alti, no? Che ti raccontavi prima. Sì, superano i 3 metri quei soffitti. Quindi avevamo l'esigenza di scendere un po' con i diffusori. E quale occasione migliore per utilizzare gli Elipson Planet L? Perché sono diffusori perfetti, perché in una stanza soprattutto vuota scendono dal soffitto e ci danno l'opportunità anche di arredare un pochino una stanza che sennò sarebbe sembrata completamente vuota. Io ogni volta che comunque faccio vedere queste sfere, di fatto, no, appese così, la gente dice: ah, che bello. Ma magari dice: ma guarda, suona da schifo, no? No, le voglio. In realtà suonano, comunque, mi dicevi, anche bene, no? Cioè, sì, perché hanno, oltre ad avere il reflex che magari non si vede, hanno comunque un litraggio abbastanza generoso. Quindi per fare tutto quello che sono gli effetti vanno più che bene. Ok, quindi collegati in alto ovviamente si scendono, e poi invece quelle posteriori, quelle laterali, sono su dei piedistalli, no? Che ve esatto. Le stiamo facendo vedere ovviamente in questo momento. Sui loro piedistalli, esatto, quindi... E muoviamo tutto questo con che cosa? Anche in questo caso, su sale di un certo tipo, utilizziamo un processore Anthem, quindi un processore con amplificazione integrata. In questo caso parliamo dell'1140, che è il top di gamma degli integrati audio-video Anthem, però con una piccola aggiunta, perché volevamo dare il nostro tocco, vista l'importanza dei diffusori e la richiesta del cliente, è stato aggiunto un finale tre canali.
Sempre Anthem, un MCA 30, proprio per dare ancora un po' più di birra a quel diffusore. Ma in generale su tutto o solamente sulla parte stereo? È un tre canali, quindi solo sulla parte del fronte, anche il centrale. Che la usa sia per la parte stereo che anche per, diciamo, il surround, però per dare più impatto sul frontale. Esatto, bene? Proprio, giusto? È solo sul frontale, un tre canali. Okay. Quindi è stato fatto proprio per questo motivo. Ovviamente queste sono le apparecchiature principali, no? Sì, perché certo. Poi ovviamente ci sono tutte quelle cose di fondo, diciamo, che non raccontiamo spesso, come mettiamo la Shield noi classica per gestire la parte multimediale, poi c'è tutta la parte di ciabatte filtrate, i cavi di alta qualità, insomma tutto quello che riguarda, che non è che stiamo qua a farvi la lista della spesa, nonostante Paolo abbia qua il preventivo con tutto, però in realtà ecco, sono i punti principali. Ok, quindi si passa dalla parte quell'audio alla parte video, certo, che l'abbiamo fatta con un proiettore di JVC. Esatto. Ho detto che è 4K, però a me è 4K giusto, è 4K di quelli che dicono che sono 4K, ma non sono 4K perché sono upscalati? Noi non utilizziamo praticamente mai vobulati perché non ci piacciono. Vabbè, se uno dice ho 100 euro per il proiettore, dammi quello, voglio 4K a 100 euro, e faccio guarda, ma esci. No, è un 4K vero nativo con ottica 4K, quindi parliamo di un videoproiettore veramente 4K, ed è uno dei proiettori migliori, se non il migliore, nella sua fascia di prezzo. Parliamo del proiettore JVC DLA-N5. DLA-N5, esatto. Ok. Che è basato su tecnologia? È la tecnologia proprio di JVC, il D-ILA, che è un sistema di LCD riflessivi. Ok, quindi comunque alla base c'è l'LCD e poi loro l'hanno ottimizzata. Esatto, esattamente. Quindi parliamo di un altissimo contrasto, 1800 lumen come luminosità, quindi una luminosità elevata. Che compatibilità HDR? Assolutamente, HDR10. Ok, anche se nei proiettori magari c'è da farsi un video su questa cosa, no? Perché sì, è difficile, poi solitamente lo fanno tramite il tone mapping, insomma ci sono un po' di cose di cui parlare, però è compatibile. Beh, vanno calibrati, proiettori sempre opportuno, soprattutto proiettori di fascia, meno male, media, medio, alta. Beh, se metti un proiettore da 5-6 euro e poi, a parte che ti basi, uno dice, no, c'è un proiettore da 5-6 euro, se mi esce tutto scalibrato da fabbrica mi girano le balle. È vero questa cosa, però io dico, sto spendendo X decine di migliaia di euro per fare un impianto, voglio the top of the top tendenzialmente, quindi andiamo a fare anche la calibrazione. Prima non l'ho detto, l'ho detto nel primo video, l'Anthem di cui parliamo è anche un processore audio, tu l'hai ricordato in maniera corretta, e la cosa bella di quel prodotto è che si può intervenire in maniera specifica, creare diversi profili, intervenire su tutte le varie risposte, nelle varie frequenze, si può fare di tutto, e quella è la differenza, perché tu ti compri un Anthem, te lo metti in casa, attacchi i tuoi cavetti, i cavetti sono quelli, non è che si sono inventati nulla di strano, però la resa che poi ti può dare è decisamente inferiore rispetto a poi quando tu ci metti le mani e fai una calibrazione. E perché lui può fare l'autocalibrazione con il suo microfono, che non è un microfonino a due soldi, perché Anthem integra già un microfono serio, giusto, però comunque rimane il fatto, torniamo al discorso di prima, un vestito cucito su misura dà la possibilità di godere al meglio fino all'ultimo centesimo dei soldi spesi. Giusto, infatti poi quando facciamo questi impianti, no, che si abbina anche la parte audio, il profilo si ascolta in audio stereo, nella mia testa deve essere un po' differente rispetto a quello che ascolti, che ne so, o la musica di un certo tipo o il film con il boom boom boom, no? dei vari supereroi e roba del genere, e questo ti permette di farlo. Ci si sbatte un pochettino di più nella parte di configurazione, poi ovviamente, però che poi alla fine dei conti, una volta che hai configurato, no, telecomando, si cambia il profilo, però si ascolta giusto. Ma ti svelo anche un piccolo segreto di Anthem che magari non conosci. Vai. E molti non lo sanno. È possibile fare configurazioni completamente differenti sulla stessa sorgente. Che cosa vuol dire? Mm-hmm. Ipotizziamo che tu hai il tuo lettore Blu-ray. Ok. Quando ascolti i film vuoi sentirli in un certo modo e quindi fai un settaggio. Poi è possibile cambiare ingresso tenendo la stessa sorgente, quindi sullo stesso Blu-ray. Okay. Se ascolto i concerti, per esempio, posso sentirli con un'altra taratura. Ma non è un presettaggio dell'amplificatore, è una cosa creata ad hoc da noi, per la musica, fatta ad hoc per quello che vuole il cliente. Esatto, con le preferenze del cliente.
quindi se dovete comprarvi da solo l'amplificatore evitate un Ante, perché altrimenti se poi non lo configurate, esatto, non mi sembra il caso, andate su altri prodotti. Dunque, proiettore, abbiamo detto top di gamma, lo schermo. Lo schermo, abbiamo utilizzato uno schermo della Screenline, è uno dei nostri schermi più utilizzati. È uno schermo normale, ha del guadagno? No, è un 1.0, quindi okay, senza nessun tipo di guadagno, perché vista in relazione alla stanza, al proiettore, grazie eccetera, alle nostre tende che abbiamo chiuso tutto, per fortuna, esatto, non serviva altro ovviamente. Esatto, quindi uno schermo, ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi da tanti anni. Quelli sono, come dire, un prodotto sicuro, anche esatto, da quel punto di vista, ok, se non servono cose particolari, non bisogna, come dire, risolvere particolari problemi. Più o meno la dimensione proiettata quanto sarà? La dimensione proiettata è di circa 3 metri. Okay. Di base, quindi 16-10 pollici, 120 pollici, cosa sono? Beh, grosso, sì, lo vedete? È veramente grande. È grosso, va bene. Senti, arriviamo alla parte quella che secondo me è un pochettino più spinosa. Sì. Perché? Spinosa per due motivi. Motivo numero uno, ci sono un sacco di filosofie differenti, l'abbiamo già visto anche all'interno di alcuni commenti, no, sotto al primo video che abbiamo fatto, e è una parte che viene spesso presa poco in considerazione, che è il trattamento acustico della stanza. Esatto. Tu ti prendi, ti fai la stanza, ti metti l'altoparlante, spendi miliardi di euro, ma l'altoparlante, anche se costa 1 miliardo di euro, poi dentro in una stanza con dei muri storti di traverso, non gliene frega niente, suona male uguale, perché rimbalza tutto e non si capisce niente. No? Quindi il trattamento, esatto, acustico della stanza, anche qui vi anticipo, faremo dei approfondimenti in cui il perché, il per come racconteremo, è sempre importante. Se fate una stanza, una sala cinema, una sala d'ascolto, quello che volete, e decidete di, avete 10.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro, prendimi tutto con l'elettronica, vedi scorrendo, non fate trattamento acustico, schifezza, perché magari basta investire una piccola cifra, no, sì, di tutta la parte iniziale per poi avere una resa decisamente superiore. E cosa abbiamo fatto in questa stanza? E appunto come abbiamo risolto anche i vari problemi, che questa stanza era un po' storta e difficile da gestire. E tornando al discorso di prima, noi non potevamo spaccare, non ci ha dato la possibilità di intervenire sulla parte muri, quindi dovevamo lavorare sempre in esterno. Ok. Lavorare in esterno, aggiungere cose significa. Esatto, okay, non era comunque semplice proprio in virtù di questi muri storti. In ogni caso, noi abbiamo sfruttato appunto delle canaline in alluminio dove passiamo all'interno i cavi per la parte video, quindi l'HDMI. Ok. E per la parte che audio, fanno anche l'illuminazione, no? Quella è la cosa particolare che abbiamo fatto vedere anche l'altra volta. Esattamente, che è una cosa che abbiamo visto che piace molto come risultato finale, da un'ottima illuminazione, la possibilità di dimmerarla, sì, quindi salva un po' capra e cavoli con un budget tutto sommato è ridotto alla fin dei conti. Esattamente, no? Perché comunque è tutto un sistema 2 in 1 con una buona qualità, illuminazioni LED a molto buoni come qualità, con un ottimo CRI, no? Assolutamente. Non vorrei raccontare tutte le volte le stesse cose nello stesso video, magari recuperatevi anche quell'altro. E quindi abbiamo fatto, se ricordo bene, no, se vedo bene, tutto trattato tutto a soffitto. Esatto, in quel caso abbiamo utilizzato dei pannelli della Garvan. Ok. Veramente molto interessanti, perché sono belli esteticamente. È legno e materiale fonoassorbente. Esatto, è un materiale fonoassorbente con queste listelle di legno che servono molto dal punto di vista sonoro, ma sono anche molto belle da esteticamente. Vedere. Soprattutto okay, abbiamo accontentato il cliente. Ah, i legni diversi, di diverso, esatto, tipo. Esatto, di diverso, giusto, colore, tipo, tonalità, e siamo riuscito, perché lui diceva no, soffitto tutto nero, piuttosto okay, che con trattamenti... Okay, okay. Che, tipo così, no? Le uova classiche. No, beh, questo non lo impieghiamo praticamente no, mai, vabbè, in realtà. Però le cose delle uova funzionano, però sì, i cartoni sì, delle sì, uova hanno il loro leggende narrano, dicono che funzionano. Però vabbè, tra un muro di cemento e un muro ricoperto di uova, esteticamente de gustibus, però potrebbe esatto, fare qualcosa dal punto di vista acustico. Certo. Ok, e poi abbiamo cercato di abbiamo utilizzato anche delle bass trap, giusto? Esattamente, le bass trap le utilizziamo molto spesso, perché sugli angoli si possono creare delle problematiche, quindi questo mi aiuta
molto da questo punto di vista. Quindi vengono spesso impiegate anche nella parte posteriore e anche lì con la copertura in un legno differente, esattamente, anche lì il colore ha voluto scegliere il colore tutto del legno diverso, e quindi ognuno fa quello che vuole, però comunque effettivamente l'impatto finale, no, la vedete, ve la stiamo facendo vedere, è un ambiente caldo, accogliente, nonostante effettivamente è grosso e non dico spoglio perché si è cercato di inserire determinati elementi, però di probabilmente una stanza normale verrebbe riempita di più, no? Con certo, più suppelletti, con più elementi d'arredo. In questo caso era sala cinema, io sala cinema d'ascolto, ricordiamolo, e alla fine dei conti i risultati non è male. Per terra c'era già il legno, è stato messo un tappeto che comunque aiuta ad assorbire. In questo caso non sono state scelte delle sedute classiche, sedute da cinema, no? Con no, bibite incorporate, ma dei normale divano. Certo. Questo è piaciuto, anche un colore, tonalità su tonalità. E una domanda sull'aggiornabilità di una stanza del genere. A parte se serve aggiornare una stanza del genere, no? Intendo dire perché l'obiettivo è, ok, io faccio una sala cinema e spendo quello che devo spendere, no? Però caspita, voglio tenerla negli anni questa cosa, no? Io domani voglio cambiare il proiettore, voglio uno schermo più grande, posso farlo? È un casino, devo ribaltare tutto, come la pensi? Allora, dal punto di vista della sostituzione dei componenti con componenti migliori e o diversi, non c'è assolutamente problema, tranne per lo schermo, perché lì abbiamo sfruttato la misura massima come è stato chiesto dal cliente, okay, perlomeno volendo tenere le bar strap, perché ricordiamo che c'è la porta di fianco, giusto, quindi lo schermo non è possibile ingrandirlo. È possibile sicuramente andare a sostituire il videoproiettore quando ci saranno gli 8K, i 24.000K, gli altoparlanti, magari voglio aggiungere dei canali in più. Sì, anche questo è possibile, purché se arrivi con i cavi. Certo. Però siamo già un numero di canali tutto sommato notevole. 7.1.4 dovrebbe andare bene, esatto, ancora per molto tempo. Esatto. Bene, a questo punto quanto ci si mette a realizzare una sala di questo genere? Una sala di questo genere ci ha messo... Se vuoi faccio una parentesi prima, no? Sì. Nel momento in cui ci sono tutti i componenti, perché sappiamo che viviamo, certo, ancora in questi mesi col fatto che i componenti tardano ad arrivare per le varie mancanze di materie prime, però abbiamo tutti i componenti, quanto ci si mette a stanza vuota installare tutto quello che abbiamo visto? Allora, faccio una premessa. Sì. Normalmente questo tipo di lavorazione in una stanza normale può richiedere una settimana, 10 giorni, okay, però questa stanza è stata particolarmente problematica proprio per muri e soffitti tanto storti. Okay. Questo ci ha richiesto lavorazioni aggiuntive, più accurate, anche la parte delle paretine in legno, allineare i pannelli della Garvan è stato veramente difficile, perché normalmente quei pannelli vengono installati lo mantenendo uno spazio. Va di diverso. Esatto, scende di più, di meno, è stato veramente un match. Allora possiamo dire che per una situazione di questo genere, che è una situazione comunque di top di gamma, con tutto disponibile in una settimana, 10 giorni, senza problematiche, esatto, quindi il disagio, chiamiamolo così, da parte del cliente, è una settimanina, poco più, si riesce a fare tutto. Certo. Poi ovviamente, chiaro, in questo caso sono andati più lunghi, però il tempo è ridotto. Ricordo, okay, anche che la parte di taratura volevo dire, compresa la parte di taratura, comunque richiede sì, compresa la parte di taratura. Diciamo che la parte di taratura, la creazione di tutti i profili, bisogna star lì a ascoltare molti contenuti, richiede, diciamo così, una giornata di lavoro. Okay. Poi se il cliente vuole essere seguito, avere degli affinamenti sulle varie cose, può richiedere un'ulteriore giornata. Okay. Quindi anche quella è una variabile da tenere in considerazione. Una settimana per l'installazione e una settimana tra varia ed eventuale in base a taratura. Tutto esatto. Okay. C'è anche un'altra particolarità di questo sistema, che è proprio il cliente aveva moltissimi DVD e Blu-ray, okay, suoi, una collezione. Lui diceva: Paolo, non ho più voglia di andare a cercarmi nella mia parete di DVD, okay, il film, riesci a mettermeli su un server? Sì, quindi questo è stato fatto. Vabbè, questo ci ha messo 6.000 anni a fare, sì, il ripping di tutte. E in effetti è stata una cosa piuttosto... Se notate, c'è un computer.
esatto, all'interno, perché tendenzialmente è quello che poi fa da server Plex che utilizziamo tramite Shield. Lì esatto, si è optato, in alcuni casi si opta per il computer, in altri casi si opta per un NAS, in sì, base a varie anche necessità. Il NAS. Anche il NAS. Lì okay, abbiamo usato il computer perché lui poi voleva passare anche sui suoi dispositivi mobili fuori da casa, okay, poter okay, vedere questi contenuti, quindi diciamo che da questo punto di vista... Più flessibile. Esatto, molto più flessibile. Ok, e siamo giunti alla fine, no? In cui, niente, alla fine, il video si chiude qua, non saprete mai quanto è costato. Grazie, ci vediamo in un altro video. No, dai. Allora, più o meno, sì, buttiamoli una cifra. Anzi, diamo adesso, facciamo un gioco, gli diamo 5 secondi, immaginate una cifra e vediamo, no? Se fossimo in una live diremmo, scrivete qui sotto, non siamo in una live, quindi pensate una cifra. Adesso facciamo il timer, faccio 5, poi la dice Paolo, all'incirca, 4... 3, 2, 1, vai. Ma siamo sicuri che... No, non lo so, ti stai lasciando qualche minuto in più. Dai, dai, più o meno, più o meno. No, più o meno siamo a 50.000 euro. Ok. Come cifra... Ok, colpo d'occhio dici, porca miseria, 50.000 euro. Quindi aiutiamo come al solito. In realtà poi qualcuno di voi sotto l'altro video ha fatto i conti, no? Che ha detto, è sì, possibile, certo, costa troppo poco. No? Sì. No, non è che costa troppo poco, è semplicemente che quando fai un lavoro non è che li fai un ricarico del 7.000%, li fai un ricarico giusto, no? Per il lavoro che si fa. Basta ragionare in questa maniera. Consideriamo che ovviamente dentro questo costo c'è tutto, dalla progettazione a tutti anche i lavori che sono stati fatti per sistemare la stanza che non andava bene, cavi, mica cavi, ciabatte, filtri di RAID, qualsiasi cosa. Il mobile, il mobile Spectra che abbiamo fatto vedere, che è anche quello il suo costo, il computer, che solo il certo, computer oggi ti costa 40.000 euro, i costi di oggi. Gli altoparlanti, se ricordo bene, io vado a memoria, tu correggimi, già solo gli altoparlanti frontali sono la serie limitata a 10K più o meno? Sì, le Focal Spectra all'incirca sono 10.000 euro, solo i due diffusori. Solo i due diffusori. Il proiettore... 5.000 comunque, più o meno. Il proiettore? Sì. No, siamo un po' più verso i 7. Caspita. 6-7. Ok. Quindi... Tutti gli altri canali che sono tanti. Esatto. Il trattamento acustico sopra quei pannelli di Garman non costano poco. No. Giusto. Poi mettiamoci anche l'Anthem, il top di gamma degli integrati. X migliaia ed è di stato euro, aggiunto un finale. Ok. Quindi anche quello. Fatevi voi i conti. Per noi... I LED. La parte centraline, perché poi si dimmerano, i LED si dimmerano dall'applicazione, quindi... tutti i bar strap, le tende, tende fatte su misura con un'altezza particolare, perché fuori ricordo standard, che superano completamente i 3 metri fuori standard. E parliamo di un'area in metri quadri, sono più di 50 metri quadri di tende in velluto. Vabbè, quindi mi sembra chiaro che può sembrare una cifra grossa, ovviamente, però è un sistema top di gamma, con un sacco di cose dentro, con un risultato poi il cliente è felicissimo, dire cazzo, certo, no problem, perché si è reso conto effettivamente che era tutto conforme ai suoi desideri e anche quello che il mercato offriva, e quindi questo è il risultato. Direi che possiamo fermarci qua. Intanto grazie Paolo per essere stato con me, no? In questa chiacchierata in cui abbiamo raccontato. Grazie a te dell'opportunità, insomma. Speriamo che vi sia piaciuto anche questo video, ci avete detto di farne più spesso, quindi i vostri commenti sono importanti qui sotto, quindi ditecelo, sia se avete domande o curiosità per quanto riguarda questa sala, sia in generale. Se vi piace il format, continueremo a farlo, magari la prossima volta anche direttamente, no, nella sala. Certo. Se il cliente ce lo permette, non vogliamo rompergli troppo le balle, abbiamo un sacco di lavori che stiamo facendo, alcuni senza senso direi, proprio c'è delle cose assurde che se vedrete non vi svegliamo niente in questo momento, grazie ancora e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!